Ragazzi, dalla calda Milano siamo in Val Brembana, pronti a farci una gitarella in montagna come si deve per raccogliere un bel po' di erbe spontanee. Non sono solo, per fortuna, c'è Nicolò di Ferdy Wild. Speriamo, perché sono un po' preoccupato. Sì, perché? Non lo so, perché non so se... Se siete abbastanza wild, voi di chef in camicia. Uno l'abbiamo perso, meno male che ce ne sono altri due. Dove le macchine non possono arrivare, la nostra fida aiutante è Paloma. Una cavalla che ha 18 anni, che da sempre è con noi in alpeggio e conosce tutti i sentieri a memoria. E dunque ogni giorno Paloma ci aiuta nel trasportare i viveri nelle baite più in alto e a scendere per portare tutto a valle. Questa è la seconda baita, diciamo, è la baita più importante perché è proprio al centro dell'alpeggio, no? Quella è la nostra meta, la baita dei Predù. Ci manca ancora poco, ma molto pendente. Andiamo! Adesso andiamo a mungere le vacche e poi magari nel frattempo raccogliamo anche un po' di parrucche, che sarebbe il buon Enrico, che poi magari stasera ci cuciniamo. In Alpi si mangia ciò che si trova, oggi fa figo, si chiama foraging, una volta era sopravvivenza. Qua però abbiamo una sorta di orto spontaneo, oro delle montagne, il parrucche. È un'erba che assomiglia un po' allo spinaccio. Questa è una pianta che cresce nelle zone ricche di azoto, quindi dove le vacche si soffermano per più tempo, avete capito? Infatti qua c'è un'altra erba, oltre il parrucche, che ce n'è tantissimo. Abbiamo il romice, utilizziamo i gambi, per esempio li mettiamo col sale e con l'aceto e quindi diventa un buon antipasto. Eccoci nella baita dei Predù, dove il tetto è una roccia. Allora oggi cuciniamo il parrucche, che sarebbe il buon Enrico, ed è chiaro che qua dentro ci mettiamo solo quello che abbiamo. Quindi abbiamo un po' di burro che facciamo qua e ci mettiamo un po' di formaggio de mout fresco. Solo cibo d'Alpe. Solo cibo d'Alpe. Io vado a sistemare un po' fuori, tu cucini e ci vediamo dopo. Allora questo è il parrucche, la pianta è un po' matura però è comunque sempre bella verde. Togliamo le parti fibrose. Fatto questo lavoro, la sbollento e poi la taglio e quindi poi ci metto il formaggio e il burro. Questo è il formaggio de mout, questo è un formaggio molto pregiato per quanto mi riguarda, perché comunque qua non abbiamo comfort, non abbiamo nulla, non abbiamo manco la legna, quindi si lavora solo con un fuoco e magari per le persone normali è un prodotto comune, però di fatto è veramente complesso da produrre. Allora nella minestra ci mettiamo anche le croste del formaggio. Abbiamo messo il formaggio de mout, il nostro burro, il parrucche e la minestra è pronta. Oh, è pronta. Grazie. Bene, vado a sedermi su un bel sasso. Arrivi anche te? Sì, arrivo. Anche gli chef in camicia hanno dovuto diventare più wild per mangiare una minestra di parrucche incredibile. Però se volete rimanere comodi, come la camicia, come me, qui per il servizio, potete venire a assaggiarla qua da Ferdy Wild. Vi aspetto.